Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Samsung Galaxy Tab S. Display Super AMOLED, 16 GB di memoria interna, andiamo a vedere cosa contiene la confezione e le altre caratteristiche tecniche. Andiamo dunque ad aprire la confezione per vedere come è strutturata. Leviamo la parte superiore, vediamo qua il Tab S in questa bustina, lo andiamo a destrare, ovviamente girato al contrario, eccolo qua, lo riprenderemo tra breve. Andiamo a vedere cos'altro contiene la confezione: una manualistica rapida, il caricabatterie con plug USB, vediamo se riusciamo a leggere l'output, è da ben 2A di uscita. Andiamo ora a vedere cos'altro contiene: abbiamo il classico cavo dati USB, micro USB, tutto in colore bianco, nient'altro nella confezione. Andiamo quindi a levarla da sotto la telecamera, riprendiamo il Tab, quindi diagonale da 10.1 pollici per il modello di Tab S in nostro possesso. Parliamo dunque di dimensioni: sono 247.3 x 177.3 x 6.6 mm di spessore, davvero molto molto sottile, 467 i grammi di peso. Andiamo un po' a vedere com'è fatto. Qua davanti abbiamo la camera principale da 2.1 megapixel con il sensore di luminosità e di prossimità, qua sotto i due tasti soft touch di Samsung con il tasto fisico home qua in posizione centrale, lato destro che vede una delle due casse stereo, lo slot di espansione micro SD che va ad espandere i suddetti 16 GB di memoria, qui una piccola bombatura in corrispondenza della presa micro USB e l'ingresso per la SIM, perché in Italia viene commercializzata solo la versione 4G LTE, quindi anche con la SIM. Posteriore che ricorda quello di Galaxy S5 con due piccole plic per andare a attaccare la smart cover che non è in dotazione ma è possibile abbinare a questo Tab S. Qua dietro la camera principale da 8 megapixel con il flash LED e l'autofocus, la scritta Samsung in questa colorazione dorata nella versione che abbiamo noi, lato superiore che vede la porta infrarossi per l'utilizzo da telecomando, qua il bilanciere del volume, il tasto di accensione e spegnimento, blocco sblocco. Lato sinistro che vede la seconda delle due casse stereo e il jack da 3,5 per le cuffie. Andiamo dunque ad accendere questo tablet cliccando sull'apposito tasto. Vi dico intanto che la batteria è da ben 7900 mAh e ora la memoria integrata, ve l'ho già detta, e il display è il pezzo forte di questo tablet. È un Super AMOLED 10.1 pollici come detto, con risoluzione 2560x160 pixel e 288 pixel per pollice di densità. Guardate quanto sono belli i colori. Intanto che si accende vi dico che il processore che anima questo tablet è un Samsung Exynos Octa 5 che monta due processori quad core, uno da 1.2 GHz Cortex A7 e uno da 1.8 GHz Cortex A15 che si alternano nell'utilizzo quotidiano, e la GPU è la Mali T628 MP6 e ben 3 GB di RAM a bordo. Come dotazione di connettività abbiamo 4 bande GSM, 4 bande UMTS, LTE a 150 megabit per secondo, il Wi-Fi ABGNAC dual band, quindi GPS con GLONASS, accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di luminosità e prossimità già detti e anche il sensore di impronte digitali mutuato dal famoso Galaxy S5. Queste le caratteristiche principali del nuovo Samsung Galaxy Tab S 10.1. Io con questo concludo, vi do appuntamento alla recensione tra qualche giorno. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.